Ciao a tutte, oggi torta pasticciotto tipica delle Cise. Per fare il pasticciotto vero ci occorre lo strutto, se proprio non riuscite a trovarlo potete usare burro o margarina. Sulla spianatoia versiamo 500 g di farina 00 con 250 g di zucchero. Facciamo una fontana al centro e grattugiamo della scorza di limone. Mettiamo 250 g di strutto a temperatura ambiente e una bustina di vanillina, se avete la stecca di vaniglia molto meglio, e un pizzico di sale. Cominciamo ad impastare, tutto deve venire molto sfarinato. Per ultimo aggiungiamo le uova, sempre uno alla volta perché dipende molto dall'umidità della farina, vi regolate voi. Occorrono o due o tre uova, io ne ho messe tre. Per pulire la grattugia, dove rimane sempre un bel po' di limone, passateci sopra un po' di frolla, vedrete come rimarrà pulita. Impastiamo il tutto fino ad ottenere un panetto liscio, copriamo con pellicola e facciamo riposare per mezz'ora in frigo. Ora prepariamo la crema pasticcera, qui ci occorre una crema bella densa, quindi ci occorrono 4 tuorli. Intanto mettiamo sul fuoco a bollire 500 ml di latte. Nei tuorli mettiamo 125 g di zucchero e sbattiamo con una frusta e 75 g di farina 00. Continuiamo a sbattere. Quando il latte bolle lo versiamo nelle uova, poco alla volta, e sbattiamo per non lasciare grumi, poi ancora sul fuoco ad addensare. Una volta ottenuta la densità giusta, versiamo in una ciotola e lasciamo raffreddare con pellicola a contatto. Ora ci occupiamo della stesura della frolla. Una volta fuori dal frigo la stendiamo con l'aiuto di due fogli di carta forno e il mattarello.
Sistemiamo nella tortiera e bucherelliamo con la forchetta. Versiamo la crema ormai ben raffreddata. E ora vai con le amarine che io straduro. Prendiamo il secondo strato di frolla e copriamo la torta. La restante pasta frolla potete divertirvi a decorarla con cuoricine, stelline, foglie, ma non bucherellate la pasta frolla, altrimenti esce il ripieno. Infornata a 160 gradi per 40-50 minuti, forno statico. Chi non ama le amarine potete farla con crema e Nutella, vi assicuro che anche questa è strabuona. Spero che questa torta pasticciotto tipica pugliese vi sia piaciuta e mi raccomando, lasciami un like e se non sei ancora iscritto, iscriviti. Un bacio e alla prossima, ciao!